Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. In apertura ancora l'emergenza incendi, perché il bilancio di questa estate, caratterizzata dal grande caldo e dalle fiamme, è pesante anche in Abruzzo. Sono circa 1.000 fino ad ora gli ettari andati in fumo, tanti quelli di bosco, con intere porzioni di territorio montano andate bruciate per colpa dell'uomo. Intanto l'argomento crea anche della polemica con l'Ordine degli Agronomi, che invita la Regione Abruzzo a rivedere e riformare il Dipartimento Agricoltura per dare maggiore impulso ai controlli sul territorio. Il servizio è di Noemi Fratelli. Negli ultimi 10 giorni in Abruzzo sono andati distrutti 1.000 ettari di territorio, di cui 300 di bosco. Ormai da giorni prosegue senza sosta l'attività della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e dei volontari. Sui vari focolai sparsi sul territorio regionale sono 600 gli uomini impiegati in turni 24 ore su 24. L'ultimo report diffuso dal sottosegretario della Giunta regionale con delega alla Protezione Civile, Mario Mazzocca, parla di un rogo nella Marsica, domato nella giornata di ieri, che ha impiegato un Canadair e 7 organizzazioni di volontariato tra Collelungo e Trasacco, mentre nel Pescarese persistono le difficoltà nella zona di Farindola, sul Monte Siella, nonostante l'impiego di un Canadair e 25 volontari. Nell'Aquilano invece risulta un incendio attivo nella zona di Preturo e la ripresa dell'incendio in località Aragno, dove sono presenti diverse associazioni di volontariato della Protezione Civile. Infine, nel Teramano si segnala un incendio in zona Macchia del Sole, frazione di Valle Castellana, dove sono state inviate alcune squadre di volontari a supporto dei Vigili del Fuoco. Nonostante la Regione Abruzzo abbia firmato 2 convenzioni con i Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali, con l'impiego di oltre 100 volontari al giorno di Protezione Civile per contrastare gli incendi boschivi, il coordinatore regionale dei Vigili del Fuoco della CGIL Funzione Pubblica, Antonio Salvatori, mette in evidenza come l'abolizione del corpo forestale abbia causato diversi problemi, a partire dalla riduzione delle forze in campo a livello nazionale per contrastare gli incendi in una delle estati più calde e secche di sempre. Sebbene Protezione Civile, Vigili del Fuoco e volontari conducano con mano sapiente le operazioni per garantire la sicurezza, Mazzocca fa notare come ci sia bisogno di un cambiamento profondo che parta dalle forze sociali fino ai singoli individui per la tutela e la conservazione del territorio. Mentre la Fondazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali sollecita la Regione a riorganizzare la direzione dell'agricoltura con funzionari competenti, con un regolamento più agile, con una pianificazione definitiva e un efficiente piano di sviluppo per un Abruzzo che sta perdendo il titolo di Regione Verde d'Europa. Nella giornata di ieri il WWF ha presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dell'Aquila un atto di intervento di parte offesa a firma del vicepresidente nazionale Dante Caserta. Nominando difensore di fiducia l'avvocato Francesco Febbo, il WWF è intenzionato a seguire attentamente l'inchiesta avviata dalla magistratura aquilana in merito al vasto incendio sviluppatosi dal 5 agosto a Campo Imperatore all'interno del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga in località Fonte Vetica. L'associazione aveva peraltro già presentato un esposto in merito al motoraduno svoltosi il mese scorso, sempre a Fonte Vetica, sulle cui modalità erano stati sollevati moltissimi dubbi. Siamo intenzionati a dare il nostro contributo affinché emergano le responsabilità in merito a quanto accaduto, dichiara Luciano Di Tizio, delegato del WWF Abruzzo. L'inchiesta della magistratura prosegue e dovrà accertare le responsabilità dei singoli, a partire da quanti sarebbero indagati per aver acceso fuochi poi sfuggiti al controllo, ma anche ricostruire la vicenda dal punto di vista delle autorizzazioni, delle misure di prevenzione e della vigilanza. Continuiamo con un'altra notizia, questa volta di cronaca. Nascondeva in casa un revolver Smith & Wesson calibro 44 Magnum, di cui era stato denunciato il furto qualche giorno fa. I carabinieri del nucleo investigativo di Teramo hanno denunciato in stato di libertà un 37enne albanese. La pistola, vari fucili e munizionamento, nonché una piccola cassaforte contenente dell'oro, erano stati rubati in un'abitazione di Civitella del Tronto. I militari hanno trovato l'arma custodita
rapita dall'albanese in un armadio, avvolta in una coperta e chiusa all'interno della custodia con cui era stata rubata. Le successive indagini hanno consentito di trovare in località le cave di Civitella, abbandonata tutta la refurtiva costituita da 6 fucili, 100 cartucce di vario calibro e cassaforte che era stata sottratta, ma che gli autori del furto non erano riusciti ad aprire perché probabilmente disturbati proprio dalle attività di ricerca dei carabinieri. I preziosi sono stati restituiti alla vittima, le armi invece devono essere sottoposte ad ulteriori accertamenti al termine dei quali saranno rese al legittimo proprietario. Prosegue con l'ondata di caldo anche il grande numero di accessi ai pronto soccorso degli ospedali abruzzesi. L'assessore alla sanità Silvio Polucci però sottolinea come non ci siano state grandissime criticità in questa emergenza. Allora ascoltiamolo nell'intervista di Paolo Renzetti. Assessore Paolucci, da settimane ormai anche l'Abruzzo è immerso in preda al gran caldo, pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, ma non solo quello del Santo Spirito, presi letteralmente d'assalto dai pazienti, dai degenti. Come stanno reagendo gli ospedali abruzzesi? Allora, complessivamente gli ospedali abruzzesi non mi sembra siano assorti a cronache nazionali di qualsiasi tipo di grave disservizio che meriti, quindi da questo punto di vista non voglio tanto ragionare su questo, ma quanto al contrario sul fatto che mi attendo che le ASL gestiscano la rete assistenziale dei pronti soccorso nei 15 giorni poi prevalenti in cui ci sono una serie di problemi legati sia al caldo e sia evidentemente anche ai diversi ambulatori chiusi anche per ferie, in modo più adeguato. Hanno gli accordi da dover sottoscrivere con i medici di medicina generale, le AFT, le UCCP, hanno quegli ambulatori che possono mettere in campo libera discrezionalità sulle guardie turistiche. Mi aspetto che i ricoveri cosiddetti impropri, cioè i codici verdi e i codici bianchi, non vadano a sovraffollare in un momento così caldo il pronto soccorso. Da questo punto di vista sono le ASL, ovvero chi gestisce, che deve far fronte, perché sa che ogni anno dal 10 al 20 di agosto può accadere questo. Al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara negli ultimi giorni ci sono stati però problemi con un'affluenza record di pazienti. Sì, mi pare che il primario abbia fatto anche appello dicendo che per i ricoveri che noi chiamiamo tecnicamente impropri, ma che sono, come dicevo, quei codici bianchi e verdi che vanno lì a fare una lunga fila, tutto sommato inutilmente, di poter gestire le situazioni di più sulla medicina territoriale. Parliamo ancora di sanità, nuove misure per l'assistenza alle persone autistiche sono state presentate in regione assieme alla nuova rete regionale dei servizi per i disturbi sull'autismo. Sentiamo. Dopo 20 anni in Abruzzo nasce una nuova rete per la cura dell'autismo. Certo, è una delibera programmatoria estremamente importante, perché l'Abruzzo può collocarsi in questo modo tra le prime 5-6 regioni italiane che hanno recepito la legge dello Stato, la 134, che chiede alle regioni una riorganizzazione della rete dei servizi per l'autismo. Noi siamo molto soddisfatti perché è stato un lavoro importante che è stato fatto, e in questo ringrazio pubblicamente le associazioni dei familiari per l'autismo, le associazioni ONLUS, le fondazioni che da anni operano nella nostra regione, spesso con volontarismo. Ora invece a partire da oggi si può mettere a sistema tutta una rete articolata di servizi per le persone con disturbi dell'autismo di qualsiasi età, dall'infanzia sino all'età adulta, e quindi è un passaggio estremamente importante per la nostra regione. È migliorata la diagnosi e quindi ciò che prima era una malattia sconosciuta adesso invece è inquadrata sul piano di una diagnosi più sicura, più certa, più precisa. I numeri nella nostra regione, in base ad alcuni studi recenti, ci dicono di una prevalenza dello 0,74 per 1000, e quindi di oltre 1000 bambini e adolescenti che possono avere bisogno di assistenza per questi disturbi.
Adesso ci spostiamo alla direzione marittima di Pescara per andare a vedere assieme l'iniziativa della società italiana di salvamento denominata Papà ti salvo io, in calo intanto i numeri delle morti in mare. Si parla di salvamento, si parla di attività in mare, per la sicurezza in mare, come sta andando quest'estate? Troppe situazioni si sono venute a determinare per un atteggiamento imprudente, un atteggiamento legato alla sopravvalutazione delle proprie forze, una contestuale sottovalutazione delle condizioni del mare. E questo è una cosa che fa riflettere, cioè perché fare il bagno con la bandiera rossa, fare il bagno quando il bagnino magari ti fischia invitandoti, non dico ad uscire, ma a un atteggiamento più prudente, e invece recarsi oltre la scogliera o in vicinanza della scogliera dove si vengano a creare o delle risacche che ti sbattono sugli scogli o degli effetti venturi, chiamiamoli così, che ti risucchiano al di là della scogliera verso il mare aperto, è evidente che questo sta a significare che c'è un atteggiamento sbagliato all'origine. Innanzitutto di studiare dove avvengono queste cose, se avvengono oltre gli scogli, all'interno di una scogliera, perché avvengono, ed eventualmente insieme alle amministrazioni comunali, insieme alle cooperative che si occupano di salvataggio, individuare le soluzioni che possono scongiurare questi pericoli. Per esempio, laddove ci fosse una scogliera in vicinanza della quale si vengano a creare degli effetti venturi molto, molto forti, molto accentuati, il rimedio potrebbe essere, l'abbiamo già sperimentato altrove in Italia, ma l'abbiamo sperimentato adesso anche in Abruzzo, mettere dei cavitelli collegati tra loro con una sagola tarozzata, per fare in modo che chi non dovesse riuscire a vincere la forza del mare possa appendersi, possa sostenersi a questa sagola, aspettando che arrivino i soccorsi che in questo caso verrebbero svolti in maniera più sicura, perché non c'è la concitazione del fare presto. Ecco, fare presto sì, ma non correre dei rischi eccessivi. Al via l'accordo di programma tra i comuni di Campli e di Bellante in provincia di Teramo per la manutenzione straordinaria della strada Salinello che collega i due territori. Sentiamo. L'intervento che abbiamo messo in atto tra i due comuni consiste essenzialmente nella depolverizzazione di un tratto di strada che è denominato via Salinello e insiste su dei territori, cosiddette frazioni minori, un po' limitrofe, quindi esterne al centro abitato di Bellante, ed è una strada caratterizzata dalla presenza contemporanea di due comuni. È un'opera, secondo me, che va a recuperare un territorio che da anni ha sofferto di spopolamento soprattutto e depauperamento, perché non sono stati fatti interventi mirati al recupero di questi borghi. È un'opera che va a migliorare la viabilità e insiste su un territorio in cui questa viabilità rappresenta soprattutto una via strategica in caso di calamità naturale. Non accade tutti i giorni che due comuni riescano a gestire, diciamo, un intervento così, e sono davvero soddisfatto del fatto che con il comune di Campli e con l'amico Pietro Quaresimale, il sindaco Pietro Quaresimale, si sia instaurato questo rapporto che ci ha portato a questo risultato. E oggi mettere in sinergia comunque amministrazioni comunali non è semplice. Devo dire che con gli amici di Bellante siamo riusciti a creare le basi e i presupposti per poter fare un intervento assolutamente necessario per le collettività di Villa Penna, Floriano e non solo, perché quella è una strada trafficata anche da tanti altri. E devo dire che è un intervento assolutamente necessario, che ha avuto anche un piccolo incidente in settimana che va a confermare assolutamente l'urgenza dell'intervento. Cambiamo provincia, ci spostiamo in quella di Chieti. Dopo il restauro, l'opera dello scultore lancianese Vito Pancella, il Cristo degli Abissi, torna a riposare a 6 metri di profondità nelle acque di Rocca San Giovanni. Seguiamo la cerimonia che ha riaccompagnato la statua in fondo al mare. Fiaccole, subacquei, processione e devozione. Una magica serata quella di Vallevò, in località Porticciolo a Rocca San Giovanni, con la processione e la posa in acqua del Cristo degli Abissi sul basamento di cemento a 6 metri di profondità per mano degli esperti subacquei dell'Orsa Minore Sub di Lanciano. Ma in tantissimi hanno voluto accompagnare in Cristo dalla riva ad acque più profonde. La statua del Cristo, creata dallo scultore lancianese Vito Pancella, protegge pescatori, marinai
e viandanti del mare e recentemente è stata oggetto di specifici lavori di pulizia e restauro dopo 23 anni in mare, punto di riferimento per tutti gli appassionati del blu e dei credenti. Il Cristo degli Abissi, sguardo rivolto in alto e braccia aperte in segno di benedizione e accoglienza, nell'estate del 1994 fu inabissato proprio nelle acque di Vallevò, una copia identica della statua e collocata a terra nei pressi del porticciolo. Una serata magica e carica di simboli che ha ribadito l'antico e stretto legame dell'Abruzzo costiero col suo mare e soprattutto col suo Cristo. Ed ora ci spostiamo a Francavilla, dove ieri sera si è svolto il concerto di Renzo Arbore e dell'Orchestra Italiana nella giornata di apertura del Blue Bar Festival 2017, un concerto coinvolgente a cui hanno partecipato circa 6.000 persone che ha visto canzoni della tradizione melodica napoletana accompagnate da cori passionali e da influenze musicali jazz e blues. Un'orchestra appassionante, oltre ad uno showman, e non ci sono presentazioni da fare, unico, che Renzo Arbore, che hanno portato la musicalità italiana e la forza delle passioni della tradizione napoletana in tutto il mondo, riconoscendo Arbore come autentico ambasciatore della musica italiana e della cultura del bel paese nel mondo. E questa sera si replica con il concerto di Ron, oltre a Dori Battaglia ed Ernesto Bassignano. Continuiamo con gli eventi, ci spostiamo all'Aquila dove la pertonanza è alle porte e non mancano le novità. Ci sarà infatti la prima edizione del Fuoco del Morrone in Festival per dare il via alla 723esima pertonanza celestiniana. Il servizio è della redazione aquilana. Accompagnata dal teatro, musica e tanta festa, prende al via il 16 agosto prossimo la 38esima edizione del Fuoco del Morrone, che da quest'anno diventa Fuoco del Morrone in Festival. Per la prima volta la staffetta che da Sulmona all'Aquila porta la fiaccolata della pace nel nome di Celestino V, organizzata come ogni anno dal Movimento Celestiniano dell'Aquila nell'ambito della perdonanza celestiniana, acquista una nuova veste grazie ad alcuni eventi che si terranno nelle principali tappe attraversate. Ad Acciano, Villa Sant'Angelo, Castelvecchio Subequo, Bagnaturo e naturalmente Sulmona e l'Aquila, l'arrivo del Fuoco del Morrone sarà anche l'occasione per offrire ai partecipanti un momento di meditazione ed entrare nel clima della perdonanza celestiniana. Quest'anno, inoltre, il Fuoco del Morrone in Festival torna a far vivere l'antico cammino del perdono sui passi di Celestino, un'esperienza di cammino a piedi aperta a tutti, durante la quale poter scoprire passo dopo passo i luoghi più belli e nascosti dell'Abruzzo interno, nonché fare esperienza di amicizia con i pellegrini in viaggio lungo analoghi percorsi di fede e spiritualità, come il Cammino di Francesco. Farindola ospiterà la edizione di Pecorino e Pecorini, un evento ormai tradizionale che vuole essere sempre più vetrina delle eccellenze enogastronomiche locali. La rinascita di Farindola e di Rigopiano, ferite a morte dalla valanga dello scorso 18 gennaio e che causò 29 vittime, dagli incendi che stanno interessando da giorni anche le versante pescarese del Gran Sasso, passano per iniziative territoriali che vogliono propagandare le eccellenze del territorio nell'ottica di un rilancio dell'intero comprensorio. È il caso di Pecorino e Pecorini, rassegna enogastronomica che quest'anno tocca il decennale e immerge nuovamente Farindola in tre serate dall'11 al 13 di agosto di gusto e delizia. Abbiamo caratterizzato il paese con dei punti in più rispetto agli anni scorsi, quindi si troveranno ulteriori degustazioni con prodotti nuovi e soprattutto con la caratteristica riedizione del viaggio del formaggio che quest'anno verrà svolta con una nota nuova. Sono 23 cantine abruzzesi che propongono loro pecorino, ci sono 7 produttori di formaggio pecorino di Farindola, oltre a eccellenze come il cioccolato di Centini di Bisenti, artigiano del maestro del cioccolato, e miele, olio e altre realtà culinarie abruzzesi tipiche della nostra zona.
E questo fine settimana torna la 25esima sagra della bruschetta a Tozzanella di Tossicia, alle pendici del Gran Sasso, un'occasione unica per gustare le bruschette abruzzesi DOC proposte in tutte le salse, con semplice olio, pomodoro, ventricina, insomma con tutte le piccole delizie che sa offrire il territorio, il tutto accompagnato ovviamente dai vini del territorio e dalle birre e anche artigianali. Vediamo. Come tutti gli anni si viene riproposta questa saga della bruschetta, che è una delle più affollate, è organizzata bene dagli amici di Tozzanella. Noi come amministrazione nel tempo abbiamo messo a disposizione dei locali, abbiamo creato appunto i presupposti per un'ottima riuscita. E oltre quindi alla sagra organizziamo anche una gara di pittura estemporanea, la 19esima edizione. Abbiamo il sabato una cover band dedicata comunque al repertorio di Celentano, domenica invece una musica folk con un revival anni 70, 80, 90. Qual è l'obiettivo che vi siete prefissati quest'anno per il 25esimo anno dell'iniziativa? Ma noi come tutti gli anni con la Sagra Bruschetta, che comunque è un prodotto, diciamo, può sembrare banale come prodotto, poi in realtà ha un valore qualitativo, perché noi diciamo, proponiamo, quindi facciamo conoscere, valorizziamo i prodotti del territorio, quindi il pane cotto in forno a legna, l'olio, la salsiccia, la ventricina, il tartufo, il formaggio, e quindi questo sicuramente c'è, diciamo, un aspetto qualitativo, insomma, dell'iniziativa. Tant'è vero che nel 2015 la Sagra della Bruschetta è stata selezionata da un'iniziativa del Codacons in collaborazione con Autostrade per l'Italia e la Coldiretti, a far parte quindi di un concorso Italive 2015 che selezionava comunque tutte le iniziative che proponeva comunque delle eccellenze enogastronomiche. Ed ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo dal Pescara. Dopo l'asse Benalì-Sampdoria si scalda anche quello Memusciai-Benevento, sono ore decisive per il Pescara al fine di piazzare delle cessioni importanti in ottica mercato. Intanto sul difensore Fornasie piomba la Ternana, che contende il giocatore all'Ascoli. L'ex tecnico dei biancazzurri Massimo Oddo invece potrebbe trovare sistemazione a Brescia con l'avvento della neo proprietà targata Massimo Cellino. Allora andiamo a seguire insieme il servizio di Andrea Costantini. Massimo Oddo potrebbe trovare a breve una panchina per questa stagione, curiosamente proprio con la squadra che dopodomani sarà sfidata dal Pescara in Team Cup, il Brescia. Per le rondinelle queste sono state ore decisive per il passaggio della società dal patron uscente Marco Bonometti a Massimo Cellino, ex presidente del Cagliari, passaggio che si è concretizzato nell'ultima notte. Con la nuova proprietà potrebbe esserci un rinnovo dello staff tecnico e Roberto Boscaglia, richiamato quest'anno alla guida del Brescia dopo la parentesi di Novara, rischia di essere avvicendato dall'ex allenatore del Delfino. Difficile che questo avvenga prima del match di Team Cup, magari potrebbe avvenire nelle giornate successive, un processo che sarebbe accelerato in caso di vittoria del Pescara o comunque di prova non eccelsa dei Lombardi. Prima di un eventuale nuovo incarico, Oddo dovrà comunque rescindere il contratto che lo lega al Delfino fino a giugno 2019. Intanto il Pescara continua a lavorare con la seduta mattutina odierna e l'amichevole in serata a Pineto. A Brescia non ci sarà ancora Leonardo Mancuso, che al pari di Bruno sta facendo terapie, da valutare Zampano, che ieri si è fermato per affaticamento muscolare. Alle Rigamonti potrebbero nuovamente mancare, come è avvenuto con la Triestina, quei giocatori al centro di trattative di mercato in uscita, in particolare Benalì, Biraghi e Memusciai. Il giocatore anglo-libico sta per legarsi alla Sampdoria e attende ulteriori sviluppi della vicenda Schick, col centravanti ceco che sta riottenendo l'idoneità e a breve potrebbe chiudersi la trattativa per la sua cessione all'Inter, il che agevolerà quella di Benalì al club di Ferrero in prestito con diritto di riscatto. Si fa invece caldissimo l'asse Benevento Memusciai. Gli stregoni neopromossi in A sono vicinissimi a chiudere l'accordo col Pescara con un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.
più defilato ora il Sion. Su Biraghi, oltre al Cagliari, ha effettuato un sondaggio anche il Sassuolo, che già nelle settimane precedenti si era interessato al terzino scuola Inter. Piccola asta per Michele Fornasier, sull'ex difensore doriano si è fiondata la Ternana, che sfida ora l'Ascoli. Zampano è nel mirino dell'Udinese, ma il Delfino chiede 2 milioni. Cessioni che possono ulteriormente sbloccarsi, visto che in queste ore il presidente Sebastiani sta rientrando in città dopo alcuni giorni di vacanza. Sul fronte delle entrate resta forte l'interesse sull'attaccante esterno del Palermo, Carlos Embalo, mentre si attendono sviluppi per la mezzala dell'Atalanta Matteo Pessina, su cui c'è sempre la concorrenza dello Spezia, ma gli orobici, dopo aver preso Deron, possono lasciar partire il giovane centrocampista prelevato dal Milan. Ed ora scendiamo di categoria, sarà Michele Di Cairano di Ariano Irpino a dirigere la partita di Coppa Italia di sabato alle 18 allo stadio Bonolis di Piano d'Accio tra il Teramo e il Racing Fondi. Da questa mattina intanto è ufficiale la cessione a titolo definitivo dell'esterno Mirko Petrella alla Triestina. Dopo un periodo di prova in terra giuliana, Petrella ha firmato un contratto annuale con opzione per la stagione successiva. Il giocatore originario di Pratola Peligna lascia il Teramo dopo 6 stagioni in cui ha totalizzato 170 presenze e 22 gol. Tra i nuovi volti del Teramo c'è anche il giovane terzino Cristian Ventola, arrivato in prestito dal Pescara, che andiamo ad ascoltare. Dal punto di vista fisico non ancora siamo al top, e domenica comunque si è visto che la Fermana comunque sul piano atletico era un pochetto superiore a noi, però comunque piano piano lavorando per il campionato dovremmo essere al top e sicuramente faremo un grandissimo campionato quest'anno. Con questo modulo di asta come ti trovi? No, mi trovo molto bene. E comunque il mister ci permette molto di spingere sugli esterni. E mi piace molto il gioco che fa, un calcio offensivo, e possiamo fare molto bene e possiamo dire la nostra. Sì, io la mia idea me la sono fatta fin da subito, sono convintissimo che noi siamo una buonissima squadra e possiamo centrare i playoff benissimo. E, sì, la salvezza è il nostro primo obiettivo di salvarci, ma comunque sono convinto che arriverà subito. E siamo una squadra che possiamo puntare benissimo ai playoff e fare bene le posizioni avanti. Per la reintegrazione Alex, se lo conosci, hai già avuto modo di... Sì, ci ho giocato contro l'anno scorso, ma comunque siamo tutti una famiglia, cioè o gioco io, gioco un altro, quello che conta è il risultato finale. No, di quelli che sono venuti con me dal Pescara, quasi con tutti, perché ci ho fatto il settore giovanile insieme. E sono tutti dei buonissimi giocatori e penso che anche loro possano fare benissimo qui quest'anno. Beh, io penso che ho ancora molto da migliorare e so che posso migliorarmi tanto. Penso che devo migliorare molto in fase difensiva, perché ancora qualcosa devo migliorare tanto. E pure in fase offensiva cerco di sbagliare qualche cross in meno e cercare di andare più volte possibile sul fondo campo e attaccare. Adesso andiamo avanti sempre con la pagina sportiva, ma cambiamo disciplina per occuparci di atletica, perché si è tenuta nei giorni scorsi a Pescara la manifestazione podistica Un'Americana a Pescara, organizzata dai runners del capoluogo adriatico. Ascoltiamo il presidente dell'associazione Domenico D'Onofrio, intervistato da Paolo Sinibaldi. Presidente Domenico D'Onofrio, la crisi del settimo anno non c'è stata per l'Americana? No, fortunatamente no, si è rinnovato un bellissimo appuntamento di atletica qui allo Stadio Adriatico, c'è stata una grande partecipazione di atleti, ma abbiamo notato tutti anche un grosso salto in avanti dal punto di vista qualitativo. Eccezionale il livello impreziosito da atleti di valore internazionale, ciò vuol dire che anche Runners Pescara sta diventando internazionale? Non lo so, te lo chiedo. Speriamo. No, ma magari volete fare qualcosa di molto importante ancora di più a livello organizzativo, non so. Come organizzazione l'Americana, diciamo che rispetto alla mezza maratona non la pubblicizziamo troppo fuori zona. Nonostante tutto vengono atleti da Milano, da Roma. L'anno prossimo si potrebbe pensare di cominciare anche a parlarne fuori dalla regione. Vedremo di portare anche personaggi ancora più forti.
non dimenticate mai neanche il sociale, in questo caso una parte dei fondi viene devoluta a un'associazione liberamente che si occupa proprio di servizi per persone diciamo meno fortunate, lo avete fatto anche in occasione della maratonina, avete sempre uno sguardo rivolto anche a quello che c'è al di fuori di questa pista e della strada. Assolutamente, assolutamente, perché la squadra è nata per divertirci e non abbiamo nessun interesse di avere lucro da questo tipo di attività. Noi, la nostra è una passione che ci unisce tutti quanti, quindi quello che diciamo riusciamo a portare all'interno delle casse lo diamo tranquillamente all'AIL, all'AGBE. Questa volta è toccata liberamente, che è un'associazione di Pescara che si occupa proprio di ragazzi disabili, quindi per noi è una grosso fa piacere fare questo tipo di solidarietà. Chiudiamo, un grazie a, ce lo dici tu? Un grazie a tutti quanti i ragazzi della Runners Pescara, a quelli che hanno organizzato i ristori, il pacco gara, i pettorali, a tutto il gruppo che con il motto Stiamo Uniti dimostra ogni gara che stiamo vivendo una bella realtà. È tutto per la seconda edizione del TG6, prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.